Di questo stavamo dicendo, secondo film di giornata, parliamo de Il sesto senso, film del 1999 diretto da M. Night Shyamalan, e attualmente disponibile su Amazon Prime Video: con Harley, Joel Osment nel ruolo di Cole Sher, il protagonista, e Bruce Willis nel ruolo del dottor Malcolm Crow, coprotagonista. La trama recita come segue. <coughs> Malcolm è uno psicologo infantile molto stimato e si trova a doversi occupare del caso del piccolo Cole, un ragazzino di 9 anni ossessionato ehm, da spaventose apparizioni di spiriti. E per chi lo ha visto vorrei sapere cosa ne pensate, per chi non lo ha visto son, ehm, vorrei sapere se sono riuscito ad incuriosirvi e personalmente posso dirvi che si tratta di un grandissimo film. Shyamalan è un, un regista che apprezzo particolarmente e per quanto possa sembrare un class il classico film Splatter con jumpscar sparsi posso assicurarvi che in realtà si tratta di un prodotto mh, sotto questo punto di vista molto simile a The Witch e, mh, non l'ho visto lo consigli assolutamente sì perché ecco ripeto non è mh, Splatter o Jumpscar cioè, ci sono determinate scene in cui si vedono effettivamente i morti che vede il bambino però sono due scene, le ho contate, sono due scene. L'ho visto anche di recente, sono veramente due, massimo tre scene. Il resto poi, come fa The Witch, gioca molto sull'aspettativa del, dello spettatore. Molto molto bello, fatto molto molto bene. Shyamalan è, è diciamo un po', molto molto eh, attento ai particolari ed è un film molto molto bello. Ok, grazie, ci mancherebbe? Assolutamente sì. Vabbè ci sono ecco ripeto queste, queste due barre tre scene con i, i cadaveri e il sangue però sono veramente due per il resto ecco è tutto tutto lavoro di interpretazione di Bruce Willis che è molto bravo come sempre del eh, di, 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 come si chiamava il ragazzo di eh, Joel Osment, Osment che aveva davvero tipo 10-11 anni ai tempi e era, è stato molto molto bravo